Salve gente! Ben ritornati in un nuovo episodio di Spider-Man! Posso accettare di perdere qualsiasi cosa, ma non la mia Spidey chiavetta. La Spidey chiavetta? Che vuoi che sia? Devo solo trovare una chiavetta in un camion dei rifiuti da 30 tonnellate! Ci sono anni di ricerche in quella chiavetta. Andiamo. Tutto il mio lavoro dai tempi del liceo. Andiamo a prenderla. Allora, dicevo, nello scorso episodio abbiamo visto di tutto, più o meno ancora. Tra inseguimenti e perquisizioni varie. Ora siamo giunti qui. In pratica ci hanno sfrattato nello scorso episodio. Dovrebbe essere qui. E infatti, eccolo qua. Chiuso? Ma certo. Non sia mai che qualcuno rubi dell'immondizia. Giusto. Forse c'è un altro modo per entrare. C'è un condotto là sopra. Che dovrebbe essere di là. Eccolo qua. Non rompo nulla, nessuno può accusarmi di effrazione, no? Giusto. Niente panico, magari non hanno ancora scaricato la spazzatura. Rovistiamo della spazzatura. Nada. Ok, sotto con il panico. Empire Sanitation, sono Eddie. Scusa, è possibile che il camion non si trovi nel garage? Sì, certo. Deve essere da qualche parte nella zona ovest di Chinatown. Perfetto. Vado subito. Grazie. Alla ricerca del camion della spazzatura. Senti, non sperarci troppo, ma a volte i ragazzi si fermano a mangiare una pizza prima di scaricare. Ah sì? Potrei cercarli in pizzeria. Sai quale, di preciso? Forse un posto a conduzione familiare. Jerry's? No, quello è a nord. Intendo il primo, Jerry's. Giusto. Olè. No, inizia con la L, se non sbaglio. Larry's? È nell'East Side. Lios. Lios. Aspetta, quello Olè. Deve essere il camion. Grazie, Eddie. Figurati. E in bocca al lupo. Deve esserci un camion. No, la mia roba non è qui. Deve esserci per forza un altro camion. Questo, scusi, scusate, permesso. Della mia roba non c'è traccia. No. Ma che odorino interessante. Eddie, sei la mia unica speranza. È andata male, eh? Sicuro che siano stati qui? Beh, forse i ragazzi hanno cambiato strada per evitare il comizio di Osborne. Se il tuo camion ha seguito la linea 35, sarà già arrivato all'inceneritore. L'inceneritore? Vicino al ponte di Manhattan. Dovrai fare presto. Sì, vabbè, domani. Più presto di così. Ecco l'inceneritore. Abbiamo sagato. Spero non sia tardi. Oh oh, guai in vista. Aiuto! C'è qualcuno? No, il raggio! Olè. Tutto a posto, bro? Grazie, Spider-Man. Prego, prego. Tutto bene? Sì, grazie. Questa banda terrorizza il quartiere da un paio di giorni. E temo che presto ne arriveranno altri. Terrò gli occhi aperti. Ascolta, ti spiace se cerco in giro degli effetti personali? Figurati. Intanto stilo il rapporto sull'incidente. C'è qualcosa lì. Devo togliere di mezzo questi sacchi. Deve essere questo. Togliamo i sacchi, Ole. Fa che sia qui. Sì! Tutta sta cosa per una chiavetta. Sembra tutto a posto. Bomba ragnatela. Un vecchio prototipo di gadget. Prometteva bene. Perché non l'ho mai finito? Non lo so. Forse potrebbe funzionare. Ora puoi creare la bomba ragnatela. Tieni premuto per la bomba ragnatela. Esplosivo di possibilità che avvolge istantaneamente ragnatela. Ulla, bella, ottima. Interessante la cosa. Ok.
Guardate, l'idiota che crede di essere Spider-Man. E palle. Prendiamolo! Un attimo. Tieni premute L1. Bomba ragnatela. R1. Olè. Ciao ciao. Ok, beh, direi che la serata ha preso una strana piega. Dove che siete carini. Magari da MJ. Vai a casa di MJ. Allora, ci vediamo direttamente nella casa di MJ. Vediamo. Ciao MJ, sono Peter. Potrei fermarmi da te stanotte? A troppo poco. MJ, passiamo da queste parti e... non si può sentire. Ciao MJ, visto che mi parli di nuovo, pensavo di... Ok, questa è proprio patetica. Ma perché la faccio tanto difficile? Siamo solo amici, no? La gente dorme di continuo sui divani degli amici. Non c'è niente di strano o imbarazzante. È solo un divano. Il divano di MJ. Ma cosa mi salta in mezzo? Ella. Una notifica. Hanno appena pubblicato l'articolo di MJ. Devo trovare un altro posto per la notte. Lei sarà troppo impegnata col lavoro. Dove? Là? Se Harry fosse in città potrei chiedere a lui. Casa dolce, casa completato. Allora, livello 10, abbiamo un altro punto. Qualcuno ha lasciato un messaggio. Punto abilità. Il numero è privato. Ehi, ragnetto, da quanto tempo? Ti sono mancata. Vieni a questo indirizzo. Prova a prendermi. Oh, vai all'indirizzo. Temo di riconoscere la voce. Ma io no. Non so chi sia. Cioè, almeno non ho presente chi sia. Tutto questo solo per me? Ehi, sembra che la guerra tra i demoni e Fisk sia... Ciao, ragnetto. Ultimamente ti penso spesso. Eravamo magnifici insieme, vero? Gatta nera! E dovremmo ravvivare la passione. Black Cat. Spero non stia cercando nuovi obiettivi da svaligiare. Mi aveva promesso di cambiare vita. Che allora, cosa c'è una... stava cercando? Ci sarà qualcosa fuori posto? C'è un... Vuole che noti qualcosa. Devo osservare meglio. C'è un coso lì. Trovato. Uno dei suoi gatti. Prima imbottisce di amplificatori di portata, poi cattura segnali a radiofrequenza. Chiederò a Yuri di recuperarlo. Ok. Felicia è troppo astuta per esporsi in questo modo. Vabbè. In difficoltà. Terrò gli occhi aperti. Allora, intanto c'è qui, c'è una, abbiamo un costume nuovo. Cos'è? Figo! Sincronizza le particelle di nanotessuto per liberare una devastante onda di energia negativa. Quasi. Olè! Ma lo tengo questo. Allora, abbiamo il potenziamento, questo me lo tengo. Allora, c'è una torre qui, me la vado a fare. Ehi, Yuri, hai ancora costume e armi di Black Cat nel deposito delle prove? Penso di sì. Perché? È tornata? Forse. Controlla e fammi sapere se il suo equipaggiamento è ancora lì. Certo. Intanto facciamo questa. No, magari così. Ecco qua.
Olè? Vabbè, direi che per adesso è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.